Nessuna parte d'Europa io credo possa considerarsi totalmente esente da pericolo. Genova ha un obiettivo strategico importante che è il porto, noi siamo in contatto con tutte le autorità di governo predisposte alle attività di pubblica sicurezza e al momento ovviamente non risultano rischi, però il governo ha aumentato l'allarme ad allerta 2, che è un'allerta importante che mette in campo anche forze speciali di pronto intervento. Io mi auguro che il governo da un lato sappia valutare bene la situazione e lo stato di pericolo che abbiamo, che il governo voglia in questa legge di stabilità stanziare i fondi necessari alle nostre forze di sicurezza e di intelligence e non tagliarli come era previsto fino a poco fa. Forza Italia ha proposto un emendamento per dare 1 miliardo in più alla nostra sicurezza del paese, un emendamento che è stato respinto, mi aspetto che le aule del Parlamento lo valutino con grande attenzione. Per quanto riguarda il resto, io non credo che la Liguria, nonostante una frontiera in comune con la Francia che oggi è presidiata in modo serio sia dal lato francese sia dal lato italiano, abbia particolari specificità di pericolo o di sicurezza. Semplicemente la Liguria sta in Europa e in questo momento l'Europa è un continente sotto attacco, quindi non bisogna sottovalutare nessun pericolo, ma soprattutto bisogna cominciare a pensare a come portare la guerra in casa dei terroristi, non i terroristi la guerra a casa nostra. Quindi mi auguro che il governo italiano possa schierarsi a fianco della Francia, della Russia, di quegli stati che stanno già intervenendo in quell'area in modo serio per dare una risposta efficace all'attacco che abbiamo subito. Parigi è una città europea, non è solamente la capitale della Francia.